importante iniziativa e della checklist che aiuterà le aziende ad una riapertura intelligente e quindi ad una nuova fase che probabilmente può essere anche un modo per dare nuova vita ad un modo di fare impresa. Quindi lo sentiremo dai nostri relatori. Io volevo fare una velocissima carrellata per quanto riguarda questa equipe che è stata messa in piedi da Confindustria. Si tratta di professionisti di comprovata esperienza, ve li nomino velocemente. Sono l'epidemiologo Lamberto Manzoli, l'infettivologo Giustino Parruti, l'economista Roberto Benedetti, il sociologo Galliano Cocco, il direttore generale di Confindustria Chieti Pescara Luigi Di Giuseppate, la psicologa del lavoro Elisa Maiolo, l'esperto di marketing Riccardo Dionisio, l'esperto di Industria 4.0 Nicola Falasca, il responsabile della privacy di Confindustria Chieti Pescara Maurizio Rossetti, il responsabile della sicurezza sul lavoro, sempre dell'associazione di Chieti Pescara Massimo Cervellini, la responsabile dell'area comunicazione di Confindustria Chieti Pescara Laura Federicis. Io prima di iniziare e di dare la parola ai relatori, volevo dire ai colleghi, durante l'excursus che andremo a fare, avete la possibilità nella chat di prenotarvi per delle domande. Vi prego di farlo scrivendo nome e cognome e la testata, così vi diamo la parola appena i relatori terminano. E poi un'altra minima accortezza per evitare i rumori di sottofondo nel momento in cui non stiamo parlando, possiamo spegnere il microfono. A questo punto introduco immediatamente il presidente di Confindustria Chieti Pescara, Silvano Pagliuca. Sì, grazie intanto per essere intervenuti a questo invito. Come vi abbiamo d'altra parte anticipato, oggi vi presentiamo un lavoro svolto insieme a un'autorevole equipe di persone esperte in diverse discipline e che hanno dato un validissimo contributo al lavoro svolto e che oggi avremo modo appunto di illustrare. Quindi ringrazio pubblicamente i componenti esperti di questo tavolo, è un'occasione appunto per farlo in maniera corale. Dunque, sì, diciamo che in continuità con quanto sempre abbiamo affermato, cioè che la priorità deve restare la tutela della salute delle persone, ci accingiamo ormai già da qualche giorno ad affrontare quella che viene definita fase 2, che potrebbe essere anche, nominata come ripartenza, una ripartenza intelligente, quindi un ulteriore passo in avanti che servirà a garantire, oltre alla sicurezza dei lavoratori, che come sapete abbiamo ripetuto sempre e ci piace ripeterlo ancora una volta, come bene primario, con questa fase 2 noi in effetti passiamo anche a un'ulteriore fase che è quella del benessere sociale, perché come sappiamo tutti il benessere sociale dipende molto dalle attività e dall'economia del paese. Quindi ci accingiamo soprattutto adesso a garantire questa seconda parte molto importante. E quindi da qui la necessità e l'idea di pensare a uno strumento utile per le imprese, che poi ovviamente il direttore Giuseppe vi illustrerà meglio nel dettaglio, un lavoro svolto insieme a un'autorevole equipe di persone. Poco fa la dottoressa Melissa ha citato nomi e cognomi delle persone, quindi abbiamo voluto intorno a questo tavolo epidemiologi, virologi, psicologi, esperti di big data, data science, industria 4.0, che unitamente ai nostri tecnici di Confindustria hanno realizzato un documento ipertestuale che ricorda quali sono tutte le adempienze nell'ambito della sicurezza alle quali attenersi. Pensate che durante il lockdown, tra le tante attività che la nostra Confindustria Chieti Pescara ha dovuto comunque mandare avanti, ha dovuto emanare ben 65 circolari di chiarimento a fronte di 224 provvedimenti emanati da Palazzo Chigi. Quindi un lavoro molto certosino, molto di dettaglio, di metabolizzazione, perché chiaramente la responsabilità anche era elevata nel dare risposte alle imprese che chiedevano chiarimenti.
Quindi da qui l'idea del documento che in modo sequenziale, sottolineo questa parola sequenziale, da qui il nome checklist, eviterà errori e sviste per le tante attività che sono state richiamate nell'ultimo DPCM e poi a seguire nel protocollo siglato tra governi e parti sociali. Una cosa importante che ricordo è che il gruppo di lavoro resterà attivo fino alla fine dell'emergenza e resterà quindi a disposizione di eventuali richieste e approfondimenti che dovessero pervenirci dalle imprese. Perché abbiamo voluto mettere degli esperti con competenze molto diverse tra loro? Beh, diciamo che risposte ve ne sono anche diverse, ma senza dilungarmi troppo, soprattutto sulle figure professionali, quali quelle di epidemiologi, virologi e psicologi, il cui ruolo fondamentale oramai è noto a tutti, abbiamo avuto modo di seguirli anche in televisione, quindi abbiamo preso dimestichezza con un mondo che prima evidentemente conoscevamo poco, ma ad esempio è importantissimo anche l'esperto di Big Data e del Data Scientist, che insieme possono dare un utile supporto ad esempio alle piccole imprese. Sottolineo piccole imprese perché le grandi sono già dotate di strumenti interni per far fronte a tutte le esigenze della ripartenza. Quindi un aiuto alle piccole imprese nel capire ad esempio come formulare turnazioni che tengono conto di più parametri, ad esempio del minor assembramento nel rispetto del distanziamento, ma anche ad esempio degli orari dei trasporti disponibili su quella data località. Insomma, tanti dati da elaborare. Oppure un esperto anche di Industria 4.0 che sappia dare a richiesta consigli su come ripartire meglio. Qui dobbiamo un'occasione per parlarci anche molto francamente. Ripartire facendo le cose come venivano fatte prima sarebbe non solo non consigliabile, ma anche un errore. Deve essere un'occasione per cogliere le nuove opportunità che pure ci sono. Far sì che la ripartenza quindi non sia frutto del caso, ma frutto di idee molto precise. Cogliamo la ripartenza come un'occasione di cambiamento. Faccio un esempio su tutti. Il coronavirus e lo smart working hanno cambiato l'Italia. Soffermiamoci un attimo a riflettere su questo dato. Prima della pandemia avevamo solamente 500.000 persone in Italia, quindi un numero molto esiguo, che adottava questo strumento di lavoro e che invece oggi hanno superato gli 8 milioni. Abbiamo cambiato il paradigma, siamo passati da una situazione pre-pandemia con un fattore spazio senza confini e quindi cittadini del mondo, sempre pronti a viaggiare, e di conseguenza un tempo sempre insufficiente. E questo ci ha portato a una situazione opposta con il lockdown, dove lo spazio è diventato ristretto, per lo più una stanza a volte anche da condividere con altre persone del nucleo familiare, ha una grande disponibilità del fattore tempo, quindi completamente all'opposto della situazione in cui vivevamo prima. Quindi un'opportunità vitale che ha trasformato milioni di colletti bianchi in colletti digitali e che ha permesso a molte aziende di continuare a lavorare, in alcuni casi addirittura oserei dire sopravvivere. Quindi l'importanza della tecnologia. È un vero peccato che, e qui lo dobbiamo registrare perché dobbiamo evitare in futuro che questo accada, è che l'Italia è sempre molto brava nella reazione, ma pochissimo nel prevenire. E quindi abbiamo scoperto questo strumento solo a causa di una pandemia. Ecco, quindi torniamo diversi e diciamo possibilmente migliori di prima, innovando le nostre aziende, nella tecnologia, ma soprattutto nel pensiero. Ecco, io voglio ancora ringraziarvi e colgo l'occasione anche per a questo punto passare la parola al professor Manzoli, che lo vedo collegato, per il suo intervento. Grazie ancora di essere intervenuti. Grazie mille Presidente, grazie, mi sentite spero bene, io colgo infatti l'occasione per ringraziare la Confindustria di Chieti Pescara perché ha fatto a mio parere un lavoro eccellente, perché questo documento ha un aspetto molto importante che è l'equilibrio,
l'equilibrio, perché giustamente il Presidente ci ha ricordato l'importanza della sicurezza e della salute, però ci ha ricordato anche il benessere sociale e il fatto che le aziende ovviamente non possono chiudere. Non è facile trovare questo equilibrio, ma è chiaro che noi non possiamo, per avere una certezza di totale di sicurezza, arrivare a sospendere del tutto le attività, soprattutto in una fase post-emergenziale. Per cui ho apprezzato molto il documento che abbiamo condiviso, perché trova un equilibrio molto buono a mio parere. Secondo me i punti, guardate, io vi faccio un brevissimo riassunto degli aspetti principali. I punti fondamentali sono 8, ma cerco di essere molto rapido. Allora, il primo punto, sempre di equilibrio, si parla ad esempio della pulizia e sanificazione dei locali, e si parla di una pulizia a fine turno e di una reazione, sono aspetti importanti perché sono in linea con la legge, ma che non esagerano sulla sicurezza. Anche altri aspetti del documento, ci sono molti ambiti che sono regolati dalla legge, però dove c'era margine di manovra si è agito con buon senso ed equilibrio. Ad esempio, facciamo alcuni esempi. Quando abbiamo la possibilità di registrazione della temperatura corporea all'ingresso, se la temperatura sale sopra i 37,5 gradi, giustamente in questa linea guida è specificato di non andare direttamente al pronto soccorso, ma di contattare il proprio medico di medicina generale e l'isolamento, cioè di evitare quindi il panico. Altrettanto, quando si hanno dei lavoratori con la tosse, che è un sintomo ovviamente da coronavirus, ma anche di tante altre patologie, correttamente si dice di nuovo isolamento e l'autorità sanitaria, ma senza esagerazioni del tipo di attivare immediatamente le task force regionali e tutta una serie di procedure che paralizzerebbero le attività. Poi ci sono degli aspetti molto importanti, quali l'attenzione ai fornitori esterni, perché noi spesso sottovalutiamo, ma magari in azienda non c'è nessun contagiato, però se arriva un fornitore esterno, questo può ovviamente portare il contagio. Poi ci sono altri aspetti importanti in cui si sottolinea che l'uso delle mascherine giustamente è raccomandato, ma nel caso di distanze che non siano elevate, perché chiaramente se il lavoratore sta lavorando da solo a una distanza, diciamo, congrua dagli altri lavoratori in un ambiente isolato, ovviamente si prevede che possa anche non utilizzare le mascherine. Quindi di nuovo c'è un equilibrio. Si fa menzione agli ingressi e uscita scaglionati e poi ovviamente il discorso dello smart working, del lavoro agile, che, devo dire la verità, in questi casi, come ha detto giustamente il Presidente, non tutto il male viene per nuocere, perché il fatto che alcuni lavoratori possano anche fare smart working per un paio, due, tre giorni a settimana ed eventualmente possano la postazione lavorativa in modo da prevedere che ci sia un ufficio singolo, questo non è necessariamente un male. L'unico aspetto, e prima di chiudere, un po' inevitabile perché per legge, che ci lascia inevitabilmente tutti purtroppo tristi, è il fatto che sono sospesi, annullati gli eventi interni e le modalità di formazione in aula. Questo era inevitabile perché è per legge, però è sicuramente l'aspetto più triste di tutta questa vicenda, e speriamo che ovviamente passi il prima possibile l'epidemia, perché questo aspetto chiaramente è bello. Però chiudendo, tornando di nuovo, poi avrete modo ovviamente di vederlo, è un documento ben bilanciato, ben fatto, che tocca tanti aspetti e che tiene presente il fatto che siamo al momento, e speriamo di rimanerci e che non ci sia ovviamente una seconda ondata, in una fase di post-emergenza. Io non parlerò della situazione epidemiologica in Abruzzo, perché c'è il professor Parruti, che è più aggiornato di me, a cui ovviamente cedo tutto, e nel ringraziare faccio nuovi complimenti. Grazie al professor Manzoli, grazie molte di essere qui con noi, e cedo la parola al professor Parruti. Allora, buongiorno a tutti.
Grazie per questo invito che è graditissimo, sia perché mi associo ai complimenti di Lamberto a questa iniziativa per l'equilibrio, la completezza e la razionalità che la distingue in ogni suo paragrafo e in ogni suo passaggio, e quindi su questo non aggiungerò nulla a quello che Lamberto ha già detto con molta lucidità. Non perderò nemmeno tempo a parlare della situazione epidemiologica abruzzese, se non per dirvi che effettivamente stiamo andando molto bene e che con ogni probabilità, con l'apertura del Covid Hospital, se tutto va bene, il 25 di questo mese, l'ospedale di Pescara potrebbe tornare quasi completamente libero, diciamo, in termini di spazi e di tempi per un'assistenza sanitaria di diverso profilo. Ma proprio su questo invece vorrei cogliere l'opportunità di questo mio breve intervento riprendendo le parole e i lanci del Presidente Pagliuca, soprattutto per dire quanto questo futuro di collaborazione mi entusiasmi e credo interessi tutti quelli che sono appassionati alla nostra terra nel giusto diverso orizzonte che oggi si profila. Cioè, il mondo non sarà mai più per molti versi come è stato prima, dobbiamo tradurre tutto quello che è successo in una grande possibilità. E quali sono le possibilità a cui volevo alludere oggi con voi? Innanzitutto la pluridisciplinarietà e la organizzazione diversa del lavoro che abbiamo conosciuto anche in una fase di emergenza è stata del tutto peculiare. Cioè, noi abbiamo paradossalmente messo su un'area Covid di quasi 200 posti di degenza in un tempo record e con dei criteri assolutamente moderni, perché ci siamo resi conto che solo se avessimo fatto un sistema per intensità di cure, solo se avessimo fatto un'assistenza molto centrata sulla pluridisciplinarità degli interventi di cura, avremmo potuto ottenere il massimo. Questo noi vogliamo tenerlo come fondamento per il nostro futuro. Io vi dico sinceramente che dietro l'idea del Covid Hospital, che non vorrei più chiamare Covid Hospital, ma nuovo ospedale aggiuntivo di Pescara, vogliamo puntare realmente a un'interazione diversa fra specialisti, a uno spazio infinitamente diverso nell'ambito dell'area medica. Vorremmo poter fornire a tutto il mondo imprenditoriale, oltre che a tutto il mondo non imprenditoriale di questa città, un'assistenza assolutamente più programmata, più degna di questo ambito, non gravata di quegli stessi elementi che giustamente sono totalmente e analiticamente richiamati nel documento, cioè il distanziamento nell'ambito di cura, esattamente come sul posto di lavoro, la programmazione degli accessi in ospedale molto più di quello che è stato prima, la possibilità di un'interazione in remoto per tutto ciò che può essere teleconsulto in modo da ridurre l'affollamento, la riorganizzazione, insomma, moderna di servizi che portino a una maggiore soddisfazione dei professionisti e a una maggiore soddisfazione dell'utenza. Quindi, lungo il percorso di questi mesi, io conto che questa interazione con voi sia una sfida a poter veramente andare in questa direzione, cioè a poter ripensare un ospedale diversamente devoto al suo territorio e diversamente devoto a una struttura, alle strutture produttive del territorio, la cui azione noi vorremmo sempre più facilitare con dei servizi che abbiano il prefisso smart prima della connotazione. E quindi io veramente vorrei creare delle profonde interazioni sullo slancio di quello che è successo e della buona partenza che abbiamo avuto, e se possibile, insomma, pensare proprio a una vera e propria interdigitazione fra settori strategici. Su questo chiudo lanciando una che mi sembrava troppo importante non cogliere l'occasione, con tutta una serie di persone, ovviamente incluso il grande Lamberto che è a fianco a noi, stiamo pensando alla realizzazione di una fondazione ASD di Pescara in questo periodo.
perché c'è una vocazione che questa vicenda ha resa ancora più evidente, diciamo, nella nostra realtà di ospedale, grande ospedale d'urgenza, capace di grandi rivolgimenti e di rapide rivoluzioni, che è quella dell'ospedale professionalizzante. Noi siamo sicuri che con un fondo che favorisse la formazione postdoctoral in Pescara e tutto l'Abruzzo per il tramite del Lab di Pescara, innanzitutto la gemella Università di Chieti, noi potremmo cominciare a pensare a un mondo in cui le professionalità che ci servono per migliorare specifici settori dell'industria biomedica, ma ancora più tutto quello che è ovviamente servizio sanitario avanzato, ma ancora più tutto quello che può essere lancio di base per attività imprenditoriali sul territorio, potrebbero da questo momento in poi, con i nuovi spazi, trovare davvero una interdigitazione di settori strategici. Quindi io chiudo ringraziandovi perché è uno stimolo grande. La partenza mi sembra ottima, il documento è veramente molto equilibrato e ben fatto. Speriamo di dargli carne e ossa nel tempo, cioè di arricchirlo di tutto quello che vi ho tracciato, cioè un'interazione con i servizi di cura che sia all'altezza degli stessi paragrafi di quel documento. Grazie e buona partecipazione a tutti. Grazie al professor Parruti, grazie per essere qui con noi. Io passo la parola alla psicologa Elisa Maiolo. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie dell'invito, quindi ringrazio Confindustria per insomma, aver pensato alla mia figura all'interno di questa di questo gruppo di lavoro. Condivido assolutamente gli apprezzamenti che sono stati già espressi sul documento che è stato prodotto, e ciò che mi sento di condividere in questo momento è sottolineare quanto ha già insomma reso noto il presidente Pagliuca rispetto a questo cambiamento, questo nuovo paradigma in cui ci siamo trovati proiettati all'improvviso, perché credo che sia l'aspetto centrale che ha a che fare soprattutto con gli aspetti psicologici. Perché? Perché è stato un cambiamento molto repentino e che ci ha trovato, diciamo, sprovvisti forse di strumenti anche psicologici, no, per gestire questo cambiamento, questo nuovo paradigma. E quello che siamo chiamati a fare, sia come persone che come organizzazioni, è proprio cercare di mettere in atto delle strategie per riuscire a superare questo momento. Da un punto di vista individuale, psicologico, sicuramente questa situazione ha determinato una serie di effetti psicologici. Basti pensare allo stress, basti pensare alla preoccupazione che si genera nel non sapere che cosa ci aspetta, no? L'incertezza, la paura della possibile perdita di lavoro per alcuni lavoratori, l'ignoto, la preoccupazione di avere anche magari dei familiari che hanno contratto il virus. E queste difficoltà psicologiche individuali possono avere delle ripercussioni anche sulla salute e sul benessere delle organizzazioni, quindi vanno a toccare anche gli aspetti delle dinamiche organizzative, quindi le reazioni che posso avere dall'insicurezza lavorativa, dalla paura quindi della possibile perdita di lavoro, hanno delle ripercussioni poi sulla mia soddisfazione, sul mio coinvolgimento al lavoro, oltre che sulla mia salute psicologica, e questo può significare un abbassamento di performance, per esempio una mancanza di fiducia, no? Perché magari in alcuni casi neanche la mia organizzazione ha ben chiaro e riesce a comunicarmi in modo efficace come gestire questo momento. E quindi sicuramente una buona gestione della comunicazione intenzionale dell'azienda, che ha l'effetto anche di ridurre
magari la voce di corridoio, quindi il pensiero che può insorgere in un lavoratore può diventare una valida strategia per contrastare appunto l'insicurezza lavorativa e le sue conseguenze. Quindi è importante che le nostre aziende rinforzino la fiducia tra lavoratori, la fiducia verso l'organizzazione, verso i propri team leader, i propri supervisori, perché aziende che alla base hanno una buona fiducia sono aziende che poi riescono a gestire il cambiamento, a mantenere alti livelli di impegno e di partecipazione dei lavoratori e quindi di engagement, di soddisfazione e di performance, no? Quindi tutti quei comportamenti, possiamo dire, di cittadinanza organizzativa, che sono fondamentali anche per inserire all'interno delle nostre organizzazioni queste nuove best practice che hanno a che fare appunto con la salute e sicurezza, come per esempio le nuove routine relative alla sanificazione e quant'altro. Quindi è importante mantenere alti livelli di fiducia per far sì che i nostri lavoratori mettano in atto dei comportamenti di cittadinanza organizzativa. E questo io penso che possa essere sicuramente l'aspetto positivo che posso leggere per le nostre organizzazioni è quello di cogliere l'occasione di questo momento, che potrebbe essere un momento di crisi, no? Perché è un cambiamento e quindi in qualche modo è una crisi, cercando di investire su quegli aspetti culturali della propria organizzazione e migliorarli, perché appunto un'organizzazione, un qualcosa, una cultura organizzativa, un qualcosa di molto stabile e profondo che difficilmente siamo in grado di cambiare, ma che proprio nei momenti di crisi può riuscire appunto a confermare o a disconfermare quegli elementi che possono essere disfunzionali. Quindi è sicuramente l'occasione magari per rivalutare degli aspetti che possono essere migliorati. Come consigli, come suggerimenti per le nostre organizzazioni, quello che mi sento di condividere da un punto di vista psicologico, psicosociale e della psicologia del lavoro e delle organizzazioni è di intervenire sicuramente sulla comunicazione, quindi cercando di favorire una comunicazione chiara tra i lavoratori, in modo tale che non si crei incertezza. Formazione, per quanto formazione a distanza, diventa molto importante per andare a potenziare magari proprio quegli aspetti psicologici che magari rischiano di indebolirsi in questa fase, quindi magari potenziare la resilienza, quindi le strategie del lavoratore per reagire a queste situazioni di difficoltà, la leadership, mi verrebbe da dire ancora, la gestione del tempo, perché lavorando da casa con lo smart working, la difficoltà è quella di non avere ben chiari, no, i tempi e gli spazi del lavoro, no? Rischiamo di essere sempre connessi e di non riuscire a staccare, no? È più difficile staccare, quindi delle tecniche di gestione del tempo potrebbero essere utili. Così come una formazione, un training sulla riduzione dello stress, no? Attraverso respirazioni, esercitazioni di mindfulness, rilassamento o training autogeno. E qualcosa che vada a rinforzare il sentimento di appartenenza ad un gruppo che in questo momento è sgretolato, appunto perché ognuno lavora presso le proprie abitazioni, per chi appunto si trova in condizioni di smart working, e quindi sul rinforzo del team building, del senso di appartenenza. Ricordo che sono disponibili tanti sportelli di ascolto e che anche questo team è a disposizione in itinere per le aziende e per i lavoratori laddove ci fosse la necessità appunto di supporto psicologico e di un ascolto e di una consulenza più specifica sul singolo caso, insomma. Quindi questo è un po' quello che mi sentivo di condividere da un punto di vista psicologico in questa sede. Perfetto, grazie alla dottoressa Maiolo. Io cedo la parola per le conclusioni e dico nel frattempo ai colleghi che se hanno necessità di fare delle domande possono prenotarsi nella chat. Cedo la parola al direttore generale di Confindustria Chieti Pescara, Luigi Di Giosaffatte. Grazie Melissa, intanto ringrazio
gli autorevoli rappresentanti del gruppo tecnico scientifico, alcuni hanno fatto il loro intervento pregevole, a cui tra l'altro lanciano nuove sfide, e noi siamo sicuramente pronti a raccogliere, a valutare quanto si possa fare insieme. Questa emergenza, questa pandemia ci ha fatto avvicinare a un mondo, quello della sanità, che probabilmente ha viaggiato per tanti anni in maniera parallela, no? Magari non si è mai incrociata. Oggi vediamo che mettere le forze insieme significa costruire una catena dove non c'è un anello più debole, perché purtroppo la forza di una catena non è mai superiore al suo anello più debole. Ecco, questo è da raccogliere, noi lo faremo, ne parleremo proprio nel corso di questa attività che farà il gruppo tecnico scientifico. Elisa Maiolo vi ha già parlato di supporto psicologico, io vorrei qui citare anche il professor Gagliano Cocco, non solo sociologo ma psicologo clinico, persona che ha lavorato con Elisa e abbiamo già in pancia una survey, quindi un questionario proprio sulla ricaduta sui lavoratori di questa emergenza, di questa pandemia, che a breve probabilmente invieremo scaglionati, perché ne stiamo facendo mediamente ogni 10-15 giorni alle nostre imprese. Cito anche i rappresentanti dei sistemi informativi, della information technology, dei big data, Riccardo Di Nisio e Nicola Falasca, perché la loro idea a supporto proprio di questa parte del gruppo tecnico scientifico è quella di poter avviare una linea diretta con le imprese che recepisca le problematiche, l'impatto positivo delle innovazioni anche nella gestione di questi protocolli per la sicurezza. Quindi su quello noi interveniamo. Naturalmente c'è già un help desk dei servizi innovativi della nostra sede che gratuitamente assisterà fino a fine anno le nostre imprese per determinate attività. Naturalmente sempre legate all'emergenza. Ecco, vi dico solo questo, io vorrei presentare ma in maniera schematica in pochi minuti il lavoro che è stato fatto e validato dal gruppo tecnico scientifico con il nostro grande onore. Noi abbiamo fatto questo lavoro nel mentre la crisi era in atto, l'emergenza che poi è diventata pandemia era in atto, e lo abbiamo fatto mentre gestivamo abbiamo gestito in 21 giorni, vi dico solo questi dati, 305 procedure di cassa integrazione per 12.217 addetti, 3.978.000 ore di lavoro in cassa e un costo teorico di 21.542.000 euro. Questo vi fa capire, questo solo su Chieti Pescara, e sono dati che impongono, lo diceva il Presidente, atteso che il nostro primo livello di attenzione è la salute pubblica e la vita delle persone, atteso è il primo livello di attenzione, impongono oggi una ripartenza che però non può assolutamente sottacere l'intelligenza, cioè quella di abbattere il più possibile il rischio dei lavoratori, dei fornitori, di terzi che avranno a che fare con le nostre aziende. E su questo noi siamo intervenuti in una logica un po' diversa da quello che abbiamo visto nel nostro paese. Noi abbiamo fatto anche un po' con i miei collaboratori, che ringrazio, Laura Federicis, Maurizio Rossetti e Massimo Cervellini, che sono collegati, fanno parte di questo gruppo tecnico. Noi abbiamo visto che cosa accadeva in Italia. Anche le linee guida erano quasi volumi di lavoro. Ecco, noi dobbiamo cominciare a interpretare una logica essenziale che metta a disposizione di ogni interlocutore, quindi in questo caso delle imprese e degli imprenditori e dei manager, tutto ciò di cui hanno bisogno, ma cominciando dai titoli e dalle pillole. Ecco, il nostro lavoro è questo. Abbiamo immaginato che la ripartenza intelligente fosse
come il decollo di un aereo, dove i piloti, il pilota e il copilota stabiliscono in una checklist obbligatoria che cosa devono fare prima di far decollare questo aereo. Il professor Parruti deve andare via, mi aveva già anticipato, lo ringraziamo veramente di cuore. Come vedete, operativo già. Benissimo. Grazie, professore, grazie. Grazie, professore. E quindi dicevo il testo che abbiamo lavorato è proprio inteso sotto questo aspetto, dei titoli che, diciamo, per alcuni aspetti, mi fa piacere l'intervento del professor Manzoli, è stato importante, illuminante, anche nelle sue note quando ci ha risposto alla validazione del testo, perché noi non abbiamo seguito solo, e lo abbiamo fatto pedissequamente, il protocollo diciamo per la sicurezza anti-Covid dei lavoratori e quindi il protocollo aggiornato del 24 aprile 2020 che aggiornava il precedente protocollo. In alcuni ambiti abbiamo fatto qualcosa in più per dire ai nostri imprenditori, ai nostri manager: se realizzate anche questo qualcosa in più, lavorerete meglio anche per tutto il protocollo della sicurezza. Mi riferisco, e lo abbiamo detto, dove ci siamo spinti oltre, alla verifica generale dello stato dell'immobile e del regolare funzionamento degli impianti. Perché? Perché se questo si fa prima, noi siamo in grado anche di individuare gli ingressi, se possibile, ingressi di entrate e uscite separate, per esempio, piuttosto che altri aspetti che riguardano la sicurezza dei lavoratori. Quindi ci siamo spinti oltre, abbiamo dato i titoli, ma abbiamo dato la possibilità, nella logica dell'ipertesto, di stampare o di visualizzare ai nostri associati le schede tecniche di ciò che diciamo e anche il testo normativo, se hanno necessità di verificare il testo normativo. Oltre a questo, per ogni azione e attività che riguarda il nostro, diciamo, la nostra emergenza Covid, abbiamo messo a disposizione una task force di professionisti di Confindustria Chieti Pescara che per temi risponderà, e quindi la parte finale di questo documento, per temi risponderà via mail piuttosto che telefonicamente, assisterà le nostre imprese, anche per quelle imprese che hanno delle specificità magari che vanno oltre la nostra checklist. Noi siamo in grado di arrivare, grazie anche all'help desk, alla task force nazionale, di arrivare ad assistere anche questa casistica. E poi cosa abbiamo fatto? Non abbiamo solo richiamato la norma e le schede tecniche, abbiamo anche diciamo indicato le convenzioni operative che abbiamo sottoscritto sia a livello nazionale ma ancor più a livello di Chieti Pescara come Confindustria, le convenzioni che vengono incontro alle esigenze di questa pandemia. Per esempio, ho necessità di assicurare i lavoratori per il Covid? Bene, abbiamo due convenzioni specialistiche per le assicurazioni. Piuttosto che ho necessità di mettere barriere direttamente all'ingresso e all'help desk? Bene, abbiamo delle convenzioni di società che verranno a fare questo intervento. Ho necessità di sanificare? Bene, vi diamo tutte le convenzioni di miglior favore che noi abbiamo fatto. Ecco, questa è la logica del nostro documento, una logica molto molto semplificata che allo stesso tempo però ti consente di richiamare le norme, il protocollo della sicurezza e quindi le schede tecniche. Non voglio aggiungere altro, vi dico solo che questo documento sarà aggiornato periodicamente al cambiare, al variare delle situazioni, perché si attiene assolutamente alle norme che sono in vigore, piuttosto qualcosa in più e non qualcosa in meno, noi sempre per il rispetto della norma, e se ci sono variazioni noi periodicamente lo aggiorneremo. E questo è possibile, oggi invieremo la copia a tutti i nostri associati, è possibile verificare gli aggiornamenti anche sul nostro portale nel link proprio dedicato all'emergenza coronavirus. Grazie. Grazie al direttore di Giosaffatte. Se il presidente vuole aggiungere qualcosa oppure diamo la parola a dei colleghi se ci sono delle domande. Io preferirei lasciare lo spazio che rimane ai giornalisti per eventuali domande. Ovviamente c'è qualche altro intervento anche, insomma. Certo. Siamo qui, se ci sono degli interventi da parte dei colleghi o siamo stati esaustivi?
Melissa, scusami, allora ne approfitto se posso. Assolutamente sì, Stefano D'Ascoli del Messaggero. Prego. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Colgo l'occasione, diciamo, per rompere un po' la liturgia della presentazione. Vi faccio i complimenti per il lavoro perché è davvero pregevole. Volevo però capire questo. Qual è oggi, ecco, per rendere un po' la situazione anche a chi ci legge, la situazione del mondo economico e produttivo abruzzese? Cioè, quello che si sta facendo anche a livello centrale è sufficiente per poter approcciare una ripartenza e calare sulla ripartenza i contenuti che avete molto ben sintetizzato nel documento e che ci hanno spiegato anche, come dire, i referenti sanitari? Che cosa, come si affaccia l'Abruzzo del mondo produttivo, dello sviluppo economico a questa ripartenza? Perché i dati che dava il direttore poco fa, sebbene parziali, relativi solamente a una parte geografica, sono dati che sono abbastanza allarmanti, direi. Ecco, vorrei capire se questa sfida, se si può vincere questa sfida e in che tempi, e vi ringrazio. Bene, provo a rispondere, Presidente, poi se vuoi aggiungere, intanto io provo a rispondere. Tenete conto che i nostri dati sono meno, diciamo, peggio di altre province abruzzesi, da quello che risulta. Altre province abruzzesi addirittura hanno dati che superano il 35-40% degli addetti loro associati. Noi invece siamo intorno al 25%. Ci aspettavamo, eravamo pronti a fare, a reggere un colpo ancora più forte. Questo però non ci deve far demordere, perché il nostro centro studi nazionale prevede il raddoppio della crisi nel prossimo trimestre, e quindi 3,5-4 punti previsti di PIL nel primo trimestre, più basse naturalmente di caduta, possono diventare 6-7 punti. E quindi questo ci fa temere, ecco perché ci stiamo concentrando moltissimo su questa ripartenza intelligente per abbattere questo rischio. Ci fa temere che il ritardo nella ripartenza possa creare una situazione di crisi così forte da far implodere non Chieti Pescara, ma il paese. E quindi non ce lo possiamo permettere. Abbiamo raddoppiato, per esempio, le persone che vivono sotto la soglia di povertà. Eravamo intorno ai 4 milioni, oggi si calcola circa 8 milioni di persone. Non possiamo lasciare indietro nessuno. Solo la riattivazione del mondo economico può salvare questa nostra economia. Quindi su questo siamo assolutamente pronti a fare la nostra parte. Diceva le ripartenze e l'applicazione del protocollo. Per le medie e le grandi imprese vi posso dire che non ci sono problemi. Tenete conto che agroalimentare e chimica farmaceutica non ha mai chiuso, e loro questi protocolli li adottano, anzi devo dire che per alcuni aspetti chi lavora in camere asettiche sia nell'agroalimentare che nella farmaceutica supera di gran lunga l'aspetto del protocollo, quindi loro in questo erano già abituati. Ecco, sulle grandi e sulle medie, le diceva il presidente Pagliuca, non ci sono problemi, hanno capacità tecniche e finanziarie per fare queste cose. Naturalmente devono riprendere, perché il rischio è di perdere il fatturato, specie quel fatturato che è extra paese, quindi extra Italia. Per le piccole invece, di cui ci stiamo preoccupando, c'è anche invece la preoccupazione del peso della tassazione, specie sui tributi locali, che ancora incombe. E qui abbiamo detto, nel momento in cui il decreto maggio, da aprile è arrivato a maggio, prevede il ristorno agli enti locali di una parte, diciamo, finanziaria di questa disposizione di legge, noi abbiamo detto a tutti e due i sindaci capoluoghi, sia Chieti che Pescara, li dovete utilizzare per abbattere questa tassazione per i mesi in cui le aziende sono state chiuse, perché spostarle significa solo massacrarle magari 6 mesi dopo, no? E c'è quindi anche il problema del costo dell'approvvigionamento della sicurezza per le piccole imprese, che già sono in crisi, oggi devono sopportare un costo elevato per la messa in sicurezza. Su questo si sta intervenendo con apposite misure sia nazionali, ma io devo dire, facciamo un plauso anche alla Camera di Commercio di Chieti Pescara, che ha approvato in giunta due misure: una per contributi a fondo perduto per le piccole imprese, solo per le piccole imprese, fino a 2.500 euro per l'acquisto di disinfettanti, mascherine, tutto ciò che è dispositivo di protezione individuali,
e anche un altro bando che mette a disposizione fino a 3.000 euro a fondo perduto per l'abbattimento degli interessi per le imprese che stanno pagando dei mutui o al di là della sospensione dei mutui, anche un contributo a fondo perduto per l'abbattimento degli interessi, concentrato solo sulle piccole imprese. Perfetto, grazie al direttore, grazie al collega del Messaggero. Se ci sono altre domande, siamo qui. Diamo un po' di tempo ai colleghi. A questo punto non credo che ce ne siano, evidentemente siamo stati esaustivi, controllo anche la nostra chat. Credo che ci siamo. Sì. Se vuole intervenire qualche altro del gruppo tecnico scientifico, professor Cocco, Nicola Falasca o Riccardo Dinisio, non lo so, ecco, visto che non ci sono altre domande. Sì, sono Gagliano, Cocco, Luigi. Ecco, Gagliano, vai. Sì, no, solo così, visto che sono collegati, credo ancora, giornalisti da... antico iscritto all'albo dei pubblicisti dall'88, faccio come dire un appello ad essere mai come in questo momento assolutamente seri, a non cercare titoli sensazionalistici, perché sappiamo che è molto dura come dire fare il quotidiano o i notiziari giorno per giorno, e quindi amplificare, no, come diceva Andy Warhol nel 68, cercare la visibilità anche con un titolo è una tentazione molto forte, però in questo momento dobbiamo essere tutti molto molto seri e non valutare bene le informazioni che si danno sia sulla carta stampata sia sulla rete, sui notiziari, eccetera. Quindi solo così, una preghiera, perché altrimenti l'azione degli enti, delle istituzioni, dei professionisti viene vanificato. Tutto qui, grazie. Sì, di nuovo grazie al dottor Cocco, al collega Cocco, quindi. Ancora diamo un'altra opportunità ai colleghi, ma evidentemente abbiamo detto tutto. Ecco, c'è una domanda. Scusa, da parte Melissa? C'è una domanda da parte della collega del centro, Marcella Pace. Marcella, sì, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Il direttore Giosaffatte prima diceva che i settori, diciamo, più pronti tutto sommato sono agroalimentare e chimico. Quelli invece che diciamo possono avere più problemi sia nella riorganizzazione proprio tecnica rispetto alle disposizioni da, diciamo, osservare, e anche da un punto di vista economico, in effetti. Grazie. Sì, guarda, farmaceutica, chimica farmaceutica e agroalimentari, perché non si sono fermati in realtà, e quindi, diciamo, non hanno avuto questo blocco. Sugli altri settori, diciamo che per fortuna il provvedimento ante 4 maggio ha fatto ripartire le aziende che avevano un'ossatura industriale votato all'export, perché il grande rischio, la nostra grande preoccupazione era proprio quella, perché guardate che in altre parti del mondo, ma anche in altre parti d'Europa, in qualche modo la chiusura non è stata così forte, per cui sarebbe stato anche più facile trovare approvvigionamenti in altre aziende, specie nella catena dell'automotive. Ecco, noi dobbiamo stare attenti, noi abbiamo consolidato dei fatturati e dei mercati importantissimi che ci legano fortemente alla Germania e anche alla Francia per l'automotive. Non a caso sia Boccia che i presidenti BDE e MEDEF delle Confindustrie tedesche e francese hanno fatto un appello ai propri governi a che ci si concentri su una riapertura forte e immediata, che tenga conto assolutamente della sicurezza dei lavoratori e di terzi, assolutamente, perché ci rendiamo conto che c'è una
un nesso, diciamo una connessione fortissima tra queste attività. Quindi noi oggi troveremo sicuramente più problemi nei cantieri e quindi nel settore delle costruzioni. Perché? Perché ci sono lavori che vengono fatti all'aperto e ci sono lavori che necessariamente devono tener conto non solo dei testi del testo unico sicurezza, che è stringente anche per i cantieri, sappiate, no? Le cadute dall'alto sono una delle cause forti di attenzione della sicurezza sul lavoro, e su questo però devo dire che ANCE nazionale, in questo caso anche l'ANCE Abruzzo con le ANCE territoriali, hanno diciamo lavorato sulle linee guida per applicare il protocollo sicurezza nella maniera più forte, tale da garantire diciamo i lavoratori. Però è ovvio che è un settore sicuramente da poter attenzionare. Nella impiantistica e nella meccanica ci aspettiamo che la ripresa sia sia importante, ma seguiamo con un'attenzione forte questo settore. Perché? Perché la meccanica spesso sfocia in impiantistica all'esterno, quindi io produco all'interno, specie la meccanica pesante, ma poi devo fare le pose in opera in altre parti del mondo. Ecco, su questo noi ci aspettiamo che la ripartenza sia dell'intera filiera e quindi attenzioniamo anche questo aspetto. Tenete conto che, per esempio, il turismo ha anche un problema notevole. Ecco, noi abbiamo elaborato un documento unitamente alle altre associazioni di categoria alla regione, dove chiediamo delle misure concrete e che siano anche trasparenti per capire che cosa accadrà da qui a un mese e mezzo nel settore del turismo, a cominciare dalla filiera turistica, a cominciare dagli alberghi per arrivare ai balneatori. Qui abbiamo bisogno di certezze, perché questo settore è quello che più ha risentito di questa pandemia, questo è sicuro. Presidente, se puoi aggiungere qualcosa? No, direi che sei stato molto chiaro e puntuale, quindi. Allora, grazie alla collega, grazie al direttore, al dottor Cocco che è ancora con noi, al presidente e chiaramente a chi ha avuto la pazienza di seguirci fino a qui. Io volevo dire ai colleghi che riceveranno a breve un comunicato stampa e ai colleghi delle televisioni avranno i dei siti, avranno anche l'MP4, quindi la registrazione di quanto avvenuto per poterla sbobinare con più tranquillità. Se non c'è altro, io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima videoconferenza. Bene, un ringraziamento anche da parte mia a nome di tutta Confindustria Chieti Pescara. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie. Buona giornata. Ciao, buona giornata a tutti.